Salve a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV. Altri 2 o 3 giorni, dopodiché le giornate cominceranno ad allungarsi nuovamente. Siamo nel periodo più corto dell'anno. È solo per questa ragione che le temperature non salgono più di tanto, altrimenti staremo qui a raccontare di temperature eccezionali. Ormai tutta l'Europa meridionale è alle prese con un'anomalia davvero positiva, davvero esagerata, frutto o colpa dell'anticiclone nordafricano che ormai ha messo radici in sede mediterranea, non ne vuole sapere più di andarsene. Abbiamo avuto un piccolo intervento a fine novembre, un po' di aria fredda, un po' di neve sui monti, ma si è trattato proprio di una goccia così nel deserto, perché francamente di peggioramenti importanti non ce ne sono stati a dicembre e nemmeno ci saranno a breve. Vediamo l'immagine del satellite, cosa ci mostra? Vedete la parte meridionale dello schermo con una nuvolosità sparsa, molto frastagliata. Le perturbazioni scorrono al di là delle Alpi, sul Regno Unito, sulla penisola scandinava. Lì non possiamo dire che è inverno, ma almeno un tardo autunno sicuramente. Invece dalle nostre parti un clima tra la primavera e l'estate, visti i valori in quota di geopotenziali davvero estivi. A più breve, ecco, vediamo a scala ridotta sull'Italia, si nota una nevosità sottile sullo Ionio, va via sul resto d'Italia, nuvolosità tra la Liguria e la Toscana. Questa nuvolosità sarà praticamente presente per diversi giorni, darà luogo a piovigine sparse su quelle zone, ma nulla di più, non ci sono perturbazioni consistenti all'orizzonte. Quindi andiamo a vedere. Per il weekend, cosa ci riserva il tempo? Nella giornata di oggi, le prossime ore le trascorreremo all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso. Vedete il simbolo della luna, qualche nube sullo Ionio, ma in via di attenuazione. Torneranno, inizieranno a riformarsi le foschie e qualche banco di nebbia nelle ore notturne. Per quanto riguarda la giornata di domani, una giornata con tanto sole su tutta la regione, sole che ormai siamo abituati a tenercelo sempre amico in questi giorni perché è davvero presente, è onnipresente possiamo dire. Ecco, vedete la situazione per domani. Sole su gran parte del Potentino, qualche nube nelle zone interne, così qualche nube probabilmente si potrebbero formare sulle zone orientali del Materano, ma non stiamo a parlare sicuramente di un tempo brutto, anzi un tempo più che clemente, a parte le foschie e le nebbie purtroppo che durante le ore notturne si rifaranno vive, soprattutto nei prossimi giorni. Ecco, vediamo le temperature per domani. La ventilazione è sempre settentrionale, debole, qualche residuo di rinforzo nel Materano. E i mari sono praticamente calmi, sono piatti, ormai è come se fossimo in estate, perché le condizioni sono tipicamente estive. Quello che manca sono le temperature, ma ripeto, perché siamo nelle giornate più corte dell'anno. Le temperature minime stazionarie, 0 a Potenza e 3 a Matera, diverse gelate ancora nelle vallate appenniniche, ma è solamente frutto dell'inversione termica. Per il resto, vedete, i valori massimi sono superiori alle medie, 11 a Potenza e 13 a Matera, valori di 4, 5, anche 6 gradi in più della media. Andiamo alla domenica. Domenica cambia poco, girano un pochino i venti orientali, ruotano verso la provincia di Potenza. Si potrebbero formare delle nubi in più tra il Potentino e il Melfese, insomma una zona centro-settentrionale della regione. Qualche nube in più rispetto al sabato, ma nulla di più, non ci dovrebbero essere sorprese. La pressione continua ad aumentare, quindi domenica sera, domenica notte probabilmente ci saranno nebbie, coperture nuvolose dovute a nubi basse. Anche piovigini, perché la nebbia poi dà luogo a delle piovigini, quindi aumentano le nebbie, così come aumenteranno nei prossimi giorni a causa dell'ulteriore espansione dell'anticiclone. Vediamo la ventilazione per domenica. Dicevo, comincia a ruotare a est nel Potentino, ancora un leggero maestrale nel Materano, con i mari ancora una volta calmi o quasi calmi. Le temperature minime salgono leggermente per via di questa nuvolosità, 1 grado a Potenza e 4 a Matera. Le massime invece con questa nuvolosità scendono di qualche grado, 9 a Potenza e intorno ai 12 gradi a Matera, comunque superiori ancora una volta alle medie. Cosa ci riserva il tempo per i prossimi giorni? Lunedì avremo ancora cielo sereno poco nuvoloso, però la pressione in ulteriore aumento, arriveremo addirittura a 1035-1036 millibar nei prossimi giorni. Questo significa schiacciamento dell'aria verso il basso e nelle vallate, nelle zone dove il vento non si farà sentire. Aumenterà il rischio di nebbie, nubi basse durante la notte, quindi anche un aumento delle temperature minime in queste situazioni, con una diminuzione invece dei valori massimi laddove le nebbie persisteranno per tutta la giornata. Nei prossimi giorni, cosa ci riserva il tempo? Ancora una volta alta pressione, probabilmente lo vedremo, vedremo quest'alta pressione anche nei prossimi giorni successivi a Natale. E volevo farvi vedere una cartina riferita, ecco, grazie Gianni dalla regia, una cartina riferita all'Europa per le anomalie termiche previste per i prossimi 7-8 giorni. E il quadro è chiaro, si nota un rosso dappertutto, soprattutto sulla Russia, sulla penisola scandinava, là saranno maggiori le differenze termiche. Praticamente tutta Europa è sopra media, tranne l'Islanda, vedete sopra in alto dello schermo, e una parte della Grecia.
il freddo sta rintanato verso la Turchia, l'Iran, l'Iraq, ma sull'Europa davvero non si muove una foglia. Il tempo rimarrà ancora influenzato dall'alta pressione, ma non è tutto, su tutto il mondo questa situazione. Ci sono zone dove la neve è presente, e questa è una foto tratta dal sito Meteogiornale. Vedete, questi sono alberi praticamente del Giappone, un'isola di Aomori nel Giappone, sepolti da 3-4 metri di neve. Gli alberi sembrano persone, sembrano statue di ghiaccio, sono alberi sepolti dalla neve. C'è stata un'abbondante nevicata, e qualche nevicata abbondante c'è stata anche in Europa, nella parte della penisola di Kola, in estrema Russia nord-occidentale. Vedete macchine sepolte dalla neve. Siamo a Murmansk, nel circolo polare artico, è solo lì che troviamo un po' di neve. Per il resto è davvero una siccità terribile. Le nostre dighe stanno veramente facendo i conti con una siccità davvero tremenda, e speriamo nelle prossime piogge, almeno della primavera, se non arriveranno durante l'inverno. Venerdì prossimo non saremo in onda con il TG di venerdì, quindi anticiperemo le previsioni per le festività natalizie a mercoledì prossimo allo stesso orario. Per il momento, buon weekend.